Let's Get Digital dal 18 maggio al 31 luglio 2022 a Palazzo Strozzi, negli spazi della Strozzina, del cortile La Grande Arte Digitale, il cosiddetto mondo della criptoarte, con una selezione di 6 artisti, 6 tra i big dell'arte digitale a livello mondiale. Let's Get Digital, Diventiamo Digitali, è la prima opera d'arte realizzata qui nel cortile di Palazzo Strozzi, interamente digitale, su una struttura di 9 metri di altezza, un'opera multisensoriale dell'artista turco Anatol Refik. Suoni, immagini ipnotiche che sfidano la nostra nozione di realtà. Forme dinamiche dai colori vivaci e in continuo divenire si pongono come una traduzione digitale e allucinata dell'idea di rinascimento in pittura, a partire da uno specifico dataset di migliaia di dipinti. L'artista elabora questo vasto set di dati per visualizzare come potrebbero apparire questi dipinti se visti collettivamente nella mente di una macchina. Future Art, una collaborazione tra Palazzo Strozzi e la mia fondazione che ho creato in nome di mia madre, Hilary Mercus Recordati. Sono molto felice di questa iniziativa perché portiamo Palazzo Strozzi veramente nel futuro con questa forma d'arte innovativissima. Mi risulta sia la prima volta presentata da un museo, diciamo, classico. Una mostra che poi continua nel locale della Strozzina. In Strozzina saremo introdotti al mondo distopico di Beeple, faremo un viaggio su Marte nella casa di Krista Kim, saremo sedotti dalla poesia di André Rézinger in collaborazione con Art Shades, vedremo una scultura deperire in 1000 anni di Daniel Arsham e entreremo nel mondo cyborg futuristico del collettivo Anima. Per la prima volta un'istituzione tradizionale come Palazzo Strozzi si occupa d'arte digitale e cercheremo quindi di introdurre ai nostri pubblici questo fenomeno che sta cambiando il mondo dell'arte e che cambierà anche le nostre vite. L'arte digitale come forma NFT, quindi non fungible tokens. I file diventano quindi unici e per la prima volta vengono messi all'interno di un contesto museale. Una fotografia di quello che è il panorama corrente dell'arte digitale, nonché della criptoarte. La mostra è un invito ad accogliere la criptoarte come arte nel panorama del contemporaneo, ad entrarci senza pregiudizio alcuno all'interno di quello che è la nuova estetica dell'arte legata agli NFT. Switch off all these screens.